sei? Sì. Ora tocca a te. Vai. Un numero, dai, un numero. 31. Ma no, un numero eccezionale, un numero che deve far piangere le persone, deve far ridere, deve far soccorso le sedie. Deve essere un numero. Perché tu ce la puoi fare, tu ce la puoi fare. Vabbè. Tu ce la puoi. Sveglio. Ti sto presentando. Devi essere contento. Vabbè, andiamo. Devi essere tranquillo. Non ti devi sentire male. Assolutamente no. No. Buonasera, io vi ringrazio. Io so che 2 anni d'attesa sono troppi anche per tipi bestie come lei, che so che sono queste due. Grazie. Quest'anno abbiamo rinnovato il locale, abbiamo rinnovato anche l'insegna di questo. Io direi di andare direttamente a quello che è il numero internazionale, veramente di quelli eccezionali. Signori, quest'anno a Gatto Night non ci facciamo mancare niente. Indovinate chi è in ordine alfabetico? Vinci! Mio signore, sono orgoglioso di presentarvi un artista con la maiuscola, come dicevo poco fa, signore e signori, Zamba No! Zamba No, grazie per aver dato l'invito, io so che tu avevi delle tunne veramente importanti. Che facci! Io direi di andare col primo break pubblicitario. Pasta Barella, la pasta che ti fa sentire ospitale. E ora telecamere spente, vi sto dicendo che prima che fa la confusione che ha fatto poco fa a casa non ci danno neanche sapere. Battiamo le mani che stiamo cominciando, battiamo le mani. Siamo rientrati qua nel locale in diretta dopo il piccolo break pubblicitario che abbiamo mandato. Abbiamo il nostro amico di sempre, Zamba No. Applauso. Zambano, so che tu sei una persona che vivi, convivi e persisti e per vivi nel dolore. Il numero di stasera come si chiama? Coppo di tosse, si chiama Coppo di tosse. Essendo che io vengo da una famiglia circense. E questo lo dobbiamo dire, lui proviene da una famiglia circense. Sta a San Mirillo! E allora, visto che viene da una famiglia circense, io direi che è giusto, che siamo quasi sotto le feste, di salutare tutti i tuoi parenti circense: Ciccio Togni, Ciccio Fei, Ciccio Città di Roma, Ciccio Americano, Ciccio Cepiste. Ciccio Panda. Chi è Ciccio Panda? Ciccio Panda è un nuovo Ciccio. Vai bene, un nuovo Ciccio. Allora andiamo con questo numero del dolore. Sì, noi vorremmo cominciare dei numeri in cui noi soffriamo. Ve lo faccio vedere. No? Mi deve aiutare. Allora io poggerò, grazie, io poggerò questo scotch, vedete che attacca? E scotch e fa un sacco male, fa veramente male. Io lo attaccherò. Sì? E quando lo strapperà, perché lei lo strapperà, di, sì, mi deve aiutare in questo. Certo. Io resisterò al dolore e non mi farò, non, nemmeno una lacrima sorcherà. E signori, io vi prego di rimanere in silenzio, impedrando il silenzio, perché il silenzio in questo momento è importante, se no. No. Andiamo avanti, signori, per favore. Non c'è un po' di musica. E poi ce la mettiamo come se c'è qualcuno che mi può fare da fuori, taratara. Ci pensavo qua, zio. Al mio tre cominciate a taratara. 1, 2, 3. Taratara.
applauso, 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 applauso. No. Per favore, silenzio, per favore. Io direi di chiudere la questa, ma no, perché se no non ci bastano tutte le epidemie per coppa che puoi prendere. Io direi di finirla qui per oggi. Un prossimo numero fate il reto punto da Ricchi. Saluta, saluta. Applauso, signore e signori, Zambano. Stiamo aspettando ancora. A fra poco. Grazie, arrivederci. Sole 24 ore, il periodico delle single.